Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live del lunedì. Ciao ragazzi, ma salve. Quanto tempo, quanto tempo. Ieri. Ciao a tutti, buonasera. Come va ragazzi, come state? E Beppe, ti ringrazio per la sub che hai regalato durante il countdown ad Alexandru. A cui diamo il benvenuto. Ciao a tutti quanti. Buon inizio di settimana, certo, anche a voi. Che si dice di bello o di brutto? Io mi sono un attimo messo qui a casaccio e sono arrivato tardi al computer, come avrete capito. Ecco, facciamo vedere il quadro nuovo. Così, bello, top. Bello il bug di oggi, avete visto. L'avevo anche mostrato in live settimana scorsa, non mi ricordo in che giorno, ma l'avevamo già visto insieme. Ho sistemato tutta la postazione per l'ennesima volta. Bravo Thelma, dovrei farlo anch'io, ma serve tempo. Ho recuperato mate prima della fine della scuola. Bravissimo. Meglio non avere debiti, così vi godete meglio l'estate, no? Oggi ho litigato con uno. Bravo. Non so cosa dirti. Non lo so, spero niente di grave, dai. Sono tornata da neanche mezz'ora dal viaggio. Finalmente sono a casa, sotto le coperte, a guardare la live. Come sotto le coperte? Si schiatta di caldo. Cioè, oddio, a tratti. Infatti adesso ho messo un po' un attimo la felpina aperta, ma ho caldo. Oggi ho ascoltato un sacco di musica e sono di buon umore. Cavoli, Marti, peccato che non sia il giorno in cui mandi la resub. Sarebbe stata la prima resub senza insulti. Zero materie sotto, sto preparandomi per l'esame. Ci sta. Quadri e glitch fantascientifici per la mia modesta opinione. Beh, il glitch di oggi, che ho mostrato oggi nel video, è una roba inaudita, assurda. E, cioè, forse mai vista prima. Sì, potrebbe essere mai vista prima. Ragazzi, oggi ho ricevuto un commento sotto il video. Che, vabbè, non ho fatto tempo a rispondergli, li avevate, o se siete in chat, gli hanno risposto tipo in 5. Tipo, diceva che non ha senso allora continuare una serie e chiamarla survival, tanto vale farla in creativa, se usiamo snapshot buggati e abusiamo di glitch di duplicazione. Solito genio che ha letto il titolo e non ha capito una sega, ha commentato, avrà chiuso il video. Io li odio, cioè io continuo a dirvi, odio le persone ormai. Non li sopporto più. E poi chissà quanti proprio cretini, cioè davvero credono che sia così e non approfondiscono. Il titolo dice glitch per moltiplicare diamanti. Lo faccio vedere e poi gli butto. Tra l'altro ho buttato 9 diamanti miei, peraltro, cioè li ho buttati, ho detto vabbè, sti cazzi. Li ho pure persi, i diamanti. E poi ho concluso dicendo, beh, cioè sto glitch ve l'ho detto, però in realtà è anche fastidioso, lo risolveranno, speriamo, basta. Era lo stesso che chiamava la 1.10, potrebbe essere. Sì, quando li allora, il fatto è che quando butto i diamanti che ho fatto vedere per l'esempio, duplicati, faccio vedere nel video che li butto. Però, se, cioè, capite che siamo tutti sconfitti nel momento in cui esce un video, leggi il titolo, hai già deciso cosa pensi e sei già a commentare. Neanche guardano cosa c'è nel video. Ha letto il titolo, ha commentato quello. Poi magari se l'ha anche guardato dopo il video. E a volte ti fanno il favore di cancellarsi da soli i messaggi perché si sentono, si vergognano quando fanno così. O se no te lo mollano lì, se ne sbattono i coglioni. Già, eh. Però glitch assurdo. Che non useremo. Qualcuno mi ha anche detto, ma perché non lo sfrutti? Fai tipo un tempio di blocchi duplicati, però alla fine sono blocchi normalissimi che duplichi. Cioè, anche duplicare diamanti, ma che te ne fai? Cioè,
Una volta che hai quei 4-5 stack lì, cosa me ne faccio? Non saprei neanche. Forse, ma bambini, non lo so, non lo so quanto siano bambini. Quando uscirà la Warcraft sul server? Giacomo, non vi risponderò mai a questa domanda, anche se continuate a farmela, ve lo dirò io quando è il momento. Più o meno, comunque non vi rispondo. Non si può dire. E grazie Brex per i 35 mesi. Comunque se fossi stata la Mojang non l'avrei nemmeno rilasciato uno snapshot con un glitch del genere. E beh, allora, quello direi che è sacrosanto. Il problema è che non se ne saranno accorti. Ma la domanda vera è come hanno fatto a non accorgersi? Perché se tu vedi un glitch del genere non lo rilasci lo snapshot. Cioè, non era neanche mercoledì, quindi non avevano alcuna urgenza. L'hanno rilasciato perché non si sono accorti dello snapshot. Che è una cosa assurda, perché nello snapshot cambiano un crafting. E penso che quel crafting, se lo provi a fare, noti che c'è il glitch. Anzi, verifichiamolo subito. Facciamo questo test simpatico. Zeta Spirit, grazie per i 17 mesi. Bentornato. Allora, facciamo questo test insieme. Ho sbagliato anche uscita. Pace. Devo anche riparare l'elitra. Allora, su questa cosa, che il livello di professionalità dei dev. Questi poveri dev sono sempre insultati, criticati. Non abbiamo già parlato tante volte. E a me dispiace. Però, boh, questo è un errore davvero grossolano, che non mi spiego, sinceramente. Devo cuocere. Allora, cuociamo queste pepite e vediamo. Questo lo metti qua. Vediamo se con questo crafting si nota il glitch. Conferma che stanno cercando di ottimizzare il gioco prima delle future grandi versioni. Stanno ritoccando un po' tutto. Lo so, però hanno ritoccato un po' troppo in questo caso, diciamo. Se ci fosse il modo di ottenere il blocco del portale del Deep Dark, lì sì che è da usare. Hai ragione. Oddio, c'è qualche blocco unico strano. Vabbè, io ho raccolto la sabbia sospetta con dei glitch, però. Non lo so, beh, se ci fosse modo di droppare quello, sì, sarebbe da duplicare a manetta. Piuttosto. Beh, perché, cioè, vedete, anche il discorso di quel commento che citavo prima. Non è che se tu usi questo glitch non è più survival. Certo, non è proprio moralmente il top duplicare le cose, però se volessi duplicare un collezionabile o il portale, il blocco del Deep Dark. Se ne avessi uno per qualche altro glitch, io lo duplicherei quello perché è davvero figo da usare. Sarebbe una bella storia da raccontare poi. E tu vai a sfruttare quella che inavvertitamente è una feature del gioco. Infatti, il glitch è un bug che tu puoi sfruttare positivamente, quindi che diventa feature senza volerlo. Certo, puoi attivare i comandi e givarti tutto in creative, ma. Non è, cioè, non c'entra un cazzo, non è la stessa cosa. Comunque, se faccio la porta in rame, rimangono due lingotti. Quindi, questo è un bel dubbio. Perché hanno rilasciato lo snapshot con questo nuovo crafting e il glitch. Cioè, bastava craftare una porta con il nuovo crafting e ti accorgevi che era buggato. Quindi vuol dire che nessuno ha provato il crafting che hanno inserito? È davvero tutto molto strano, eh. Boh, non ve lo so dire. Allora, comunque, mentre leggo la chat, vado a farmi un giretto alla farm di ragni. Così sistemiamo un po' queste elitra malconce. Sì,
Sì, questo snapshot un po' lagga, è vero, confermo. Purtroppo il rischio di giocare con gli snapshot è anche questo. C'è un po' di lag, si nota. Allora, li metto qui. Poi, musica. Creature ostili. Ci mettiamo un po' qua a farmo ragni, così sistemiamo le elitra e poi ci siamo. Come fai a mettere le ladder, le scale, quindi sulle trapdoor? Beh, Matsu, è una cosa che puoi fare benissimo. Se usi il tasto destro apre e chiude la trapdoor, ma se fai shift click si mette da un lato. Cioè c'è sempre un lato che sta, che fa da facciata del blocco e l'altro che va all'interno dello spazio di un blocco. Quello che fa da facciata, diciamo, lì puoi metterlo. Io non ti biasimo, voglio dire, hai un armor full protezioni con trim in netherite, per me ci sta a prendersi il collezionabile della vita. Ah, quella poi io ce l'avevo già in altri modi, comunque. Sì, ho aggiustato la farm di Enderman, però per l'elitra abbassa qualche ragnetto in realtà, quindi chill. Sì, è vero, anche le botole sono nuove, però insomma, abbiamo visto che già questo crafting dava il glitch, quindi non c'è bisogno di verificare anche le botole. E Pie, grazie per i 32 mesi, bentornato. Da Bedrock non so come funzioni, purtroppo. Non so se si possa fare. La Bedrock ha delle cose diverse molto strane. Cosa fare oggi lo decidiamo tra poco. Intanto leggo un po' la chat. Preferisci il nuovo o vecchio crafting delle porte? Il nuovo ha più senso, ma preferivo craftarle direttamente ossidate. Diciamo che aspettare che ossidi il rame non mi fa impazzire come idea. Hanno aggiunto rame più cera nella crafting, volendo sì. Intanto leggo un po' anche i messaggi sopra, se mi sono perso qualcosa. Quei glitch sono utili nei server online, li vendi e almeno ti danno qualcosa in cambio al posto del single player. Vabbè, diciamo che un glitch di duplicazione del genere in un server farebbe danni immensi, quello sì. Perché giochi nel tuo mondo, se vuoi fare i danni, sono cazzi tuoi. In un server è un discorso un po' diverso. Da un punto di vista professionale hanno fatto un errore, ma da un punto di vista da giocatore penso non cambi niente alla fine, perché usare glitch a questo punto esiste il comando give. E sì, infatti, il discorso che ti puoi regolare da solo, volendo. Infatti io lo trovo fastidioso perché non volendolo sfruttare, cioè avendo solamente deciso di mostrarlo ma non lo voglio usare, è fastidioso. Uno spoilerino sulla nuova serie di XL. Allora, oggi ragazzi ho finito di registrare la terza serie del mio nuovo canale di XL. E cioè, peraltro, appunto, non sono proprio sprizzante di energie oggi, diciamo così, dato che ho fatto il video survival e tre video per XL, di cui uno è il finale della serie ed è uscito più lungo di un'ora, più varie scene tagliate, quindi sono stato lì davvero un sacco, infatti ci ho messo tutto il giorno. Sì, però ho finito di preparare la terza serie. Sarà tutta preregistrata, così la pubblico senza influenze, in purezza. 17 episodi, non lo so, forse un 18 ore di gameplay totale. E credo di aver fatto un ottimo lavoro. Non voglio dire che sono bravo, non voglio lodarmi da solo, però guardando un po' la completezza, penso di aver fatto un ottimo lavoro. Vi posso dire il genere, ma vi posso anche dire come si chiama il gioco. Obiettivo spoiler. Boh, sì. Facciamo spoilerino. Se arrivano. Boh. È già partito l'hype train? No.
Se facciamo l'hype train al terzo livello, spoiler. A caso, va bene? Allora, magari dovremmo anche provare. Non è Stellar Blade, no. Stellar Blade mi interessava un po', ma lo skippo. Troppa roba in lista. I libri buggati non li ho ancora risolti, purtroppo. Guardate i ragnetti, come macinano. Posto. E questi non hanno mending, quindi rip. Ok. Andiamo a 75. Andiamo a disattivare i mob e poi iniziamo. Non sono capace di salire le scale, apparentemente. Aspettate. Ah, ok, c'è Karen che fa rumore in corridoio. Non capivo cosa fosse. Ho trovato un gioco fantastico. In cui sei un vampiro, devi cercare di farti accogliere dalle altre persone. Gli NPC sono un'intelligenza artificiale per comunicare e tu puoi usare il microfono per parlargli. Si chiama suck up. Sembra un termine volgare, suck up, non lo so. Porterai mai giochi lunghi su XL? Ma Blaze, ma che domanda è? Ma scusami. L'Enderman è ancora qui, sì. Eccolo qua. Vediamo. Guardate che laghino che c'è qui, in effetti. Devo andare nel Nether, cosa sto facendo? Andiamo nel Nether, disattiviamo i mob, svuoto l'inventario e poi ci siamo. Ma non me lo spiego perché comunque, cioè, 14 c'ha anche, voglio dire. Proviamo ad abbassargli un pelo. Questo snapshot è un po' così. Giochi lunghi come The Witcher. Vabbè, ma scusa, Blazy, The Witcher, cazzo, è un'eccezione, cioè un gioco lunghissimo. Non lo so, se non porterei The Witcher di sicuro. Con, diciamo, un po' di speranza nel cuore, un Hollow Knight Silksong, quando uscirà, vorrei portarlo. Hollow Knight, io il primo l'avevo giocato per una quarantina di ore, mi sembra. Quindi quello è già parecchio lungo. Poi non si sa, Silksong, come potrebbe essere. Ok. Che uscirà, ne siamo abbastanza convinti, dipende da quando uscirà. Cos'è Kena? Nuovi dischi li prenderei in live o farei un video? Sai, farò un video o entrambe le cose. In Otria non lo so. Non so dove lo farei. Sono giochi che durano anche più di 60 ore. Questo lo so. Però dipende, eh. Ci sono giochi che durano 60 ore e che a una certa ti martelli le palle. Perché, cioè, ci sta. I giochi lunghi ci stanno, per carità. Però quando sono così lunghi è difficile che sia tutto content valido. Ci sarà tanto content secondario. Quando c'è tanto content secondario, pesa un po'. Cioè, tipo, portare un The Witcher e completarlo al 100%, io non so se avrei mai voglia o se mi piacerebbe comunque. Bentornata che lotta. 56 mesi, tutto bene. E Valhalla 60 ore, bisogna vedere se è la storia principale o cosa. Non credo che la storia principale sia 60 ore.
Ok, questi li ammogliamo tutti qui. Questi li togliamo e ci siamo. Ok, vado giù al calderone. Comunque, per quanto riguarda la nuova serie, facciamo un obiettivo serio, stupido. Le facciamo altre 5 sub, no? Immagino. Così. Tra 5 sub ve lo dico. Easy. Così poi ci togliamo l'argomento. Non vi voglio fare hype durante questa live che non c'entra nulla. Tra 5 sub, tenete il conto, ve lo svelo e basta, dai. Sì, obiettivo simbolico, giusto per non dirlo subito. Se mi fate 5 saldonate subito siete stronzi. Laura, grazie per i 51 mesi e il meno 4. Allora, calderone. Che cosa abbiamo da fare? Sacrifica un diamante. Avrei già dato oggi, però se esce lo sacrifichiamo. Ecco, appunto. Allora, pro. Per me non vale, eh. Per me questa cosa non vale, te lo dico. Perché ha regalato 5 sub a Isarshus, Cotoletta, Giuseppe, Notarangelo, Daniele Supe e Sarsicci. Grazie, pro. E Pitunus ha fatto i 30 mesi. Spoiler in privato sulla pro. No, io non ho specificato, ma ho detto se le donate siete un po' stronzi. Quello sì. Sacrifica pollo, sub gratis, interni castello, piccole cose. Ritenta, trial chamber, comunque eviterei, stanza base, terraforming acquedotto. Che cosa mi fai uscire, signor Calderone? Anche Farfi ha regalato una sub ad Ales, grazie Farfi. Avete anche fatto arrivare il livello 3 dell'hype train, come dicevo prima. Intanto... Interni, ma... Però Calderone, ma tu ti fissi con una roba e me la fai fare fino allo sfinimento. Interni castello. È una cosa incredibile, signor Calderone. Lei si fissa. Penso sia Human Detroit, visto la durata. Però... Non è Human. Non è Human. Se decidiamo noi cosa fare, tipo un po' di piccole cose, potrebbe essere un'idea che non mi dispiace, sai. Volete fare un po' di piccole cose oggi? Risolviamo un po' di drammi in giro? In realtà è quello che avrei sperato uscisse, vi dico la verità. Manila è la lista, perfetto. Facciamo così. È arrivata la sub di Farfi donata. 5 di pro, Laura e Pitunus. Se arriva un'altra sub, è come se ne aveste fatte 5 singole. Ok? Facciamo questo accordo. Ne aspetto ancora una da una persona diversa dalle altre 4. Quindi non vale che le doniate. No, no, Farfi. Grazie per la sub a Lo5U, Losu, come si pronuncia? Ho specificato il tempo. Grazie comunque per la sub regalata. Se arriva una persona diversa, la consideriamo la quinta e ve lo svelo, così ci togliamo il pensiero. Allora, le piccole cose. Io... Niente. Rip hype, Tenma regala la sub ad Andrei Masini. Grazie Tenma. Allora, togliamoci l'argomento. La nuova serie di XL sarà un gioco del 2018, se non ricordo male. Adesso vi dico un po' di cose, voglio vedere il primo che ci arriva. Del 2018. C'entra...
lo spazio è in italiano solo dialoghi, ma non c'è doppiaggio. È stato fatto dallo studio Annapurna. Non è No Man's Sky. Si chiama... Bravo Stefano che l'ha indovinato. Dovrebbe essere... Non sono sicuro. Dovrebbe essere il 2018, ma non sono certo. Shulker delle armi OP devo fare. Giusto, Manila, giusto. È proprio lui. Non è... No, non è Outer Worlds. Quella è un'altra cosa, è Outer Wilds. O Outer... Ah, sì, Outer Wilds. Mi avete confuso, c'è la S. Outer Wilds. Se non lo conoscete, siete come me prima di conoscerlo, sappiate che è del 2019. Vabbè, circa, dai. Sappiate che vi siete persi una perla assurda. Allora, beh, finito oggi, quindi sono fresco. È effettivamente come dicono. Io mi sono avvicinato a questo gioco curioso del fatto che chiunque me ne avesse parlato, nonostante no, non è stato osannato dalla critica, non se ne è parlato tantissimo, però chiunque l'ha giocato e me ne abbia parlato, ha detto all'inizio parte lento. Potrebbe anche annoiarti. Però superi le prime 2-3 orette massimo e diventa stupendo. E sarà bellissimo, la storia è molto bella ed è uno dei miei giochi preferiti. Tutti dicono così, tutti. Ho detto, boh, ma sarà possibile? Cioè, sono tutti impazziti. Com'è che non se ne... Cioè, non è che se ne parla tantissimo di sto gioco, non l'ho mai sentito nominato così spesso. Però chiunque lo mette nelle proprie top dei giochi preferiti e dice più o meno le stesse cose. Ho cercato un po' di review, ho letto le stesse identiche cose, ho detto, boh, sarà vero? Ci fidiamo? È così. Ora lo dirò anch'io. Non è noioso all'inizio, per me non è stato noioso, però devi dargli quelle... Due o tre episodi per capire, per farlo startare bene. E poi quando entri nel gioco c'è una cosa che scopri. Quando parti bene, basta. Ti trascina dentro ed è stupendo. È un sacco lore, un sacco storia, speculazioni. Vedrete. Il contrario di Hogwarts Legacy, esatto. Si riuscirebbe a duplicare Levi Core? No, perché non... Aspetta. No, in realtà sì. In realtà sì. Però non voglio provarlo qui. Vabbè, probabilmente respawneranno i mob, fa niente. Ecco, qualcuno ha visto dalla miniatura del mio video survival questi diamanti e avrà pensato che li ho duplicati davvero. La miniatura l'ho scattata qua dentro, in un mondo a caso. Allora, se prendo Levi Core e le Breeze Rod, faccio così. Perché mi tieni la Breeze Rod e non l'altro? Ah, ecco. Se li metti in questo slot, puoi creare mazze infinite. Non puoi duplicare Levi Core, però. Non ho modo di duplicare Levi Core. Perché quello che duplichi è il risultato del crafting. Bentornato, Luch. Grazie dei 47 mesi. Sì, mazza depotenziata, ma infinita, esattamente. Va bene, allora, Calderone, fanculizzati, oggi ci facciamo le piccole cose. Io comincerei da proprio le stanze qui in cantina, ovvero
Stanza shared, archeologia, la stanza dei trim. No, la stanza dei trim è a posto in realtà. La stanza lì sopra invece dobbiamo ancora vederla. Shulker Army OP, aggiornare zona archeologia, zona videogioco. Sistemare il circuito nella zona Deep Dark, sistemare le chest. Che cos'è la zona videogioco? Cosa intendi? Cos'è che non va più che altro? Allora, qui i trim li avevo già disposti. Ma non sarà bellissimo, però ci sono tutti. Ah, il minigame. Giusto? Giusto. Per quanto riguarda questi cosi qui, direi innanzitutto di farci un'idea di dove metterli, magari. Perché l'idea di questa stanza era fare uno showcase di tutti gli shared. Infatti, questi pilastri li hanno tutti. Tra l'altro, raccontano delle storie. Se non vi ricordate, li avevo presi tutti e 20, li avevo divisi in quattro pilastri. E i quattro pilastri raccontavano una storia con i simboli. Ad esempio, il player è molto felice perché ama il suo fidato cane. Ma arriva un creeper che esplode, il cane muore, cuore spezzato. Una stronzata, per carità, però. Lo scheletro spara una freccia che attraversa il fuoco, colpisce l'albero e quindi scoppia un incendio. Vai a picco. Manco me li ricordo, li sto andando così a. Come si dice? A sensazione. Sei a picconare i diamanti, arriva il Warden, quindi crei l'Iron Golem e parte il combattimento. Oppure sto pescando, tiro su un tesoro. Non so perché ci fosse la pozione. Una pozione di respirazione sott'acqua. Scavo il tesoro, lo apro e trovo l'uovo dello Sniffer. Insomma, l'idea iniziale degli Shared era raccontare delle storie dalle immagini. Quindi ho deciso di fare questa cosa per usarli come intendeva Mojang, prima che come decorazioni. Per ora ne dobbiamo inserire altri tre. E questi tre, dove li metto? Potrei metterli all'ingresso sopra? Tipo li incastriamo qui da qualche parte? Uno qua, uno dentro la parete. Uno qui, al posto dei blocchi. Se così facessi, dovrei farli tutti doppi. In questo caso non racconteranno alcuna storia, ma l'importante è implementarli. Un pilastrino da tre pot. Potrei fare un pilastrino da tre pot qui. Volendo ci sta, eh. Cosa dite? Preferite fare un pilastrino appunto in questo punto? Oppure li metto sparsi all'ingresso? Preferite sparsi o il pilastrino? Che dite? Pilastrino per coerenza. Va bene. Devo comunque farli a doppia facciata. Possono raccontare una storia questi? Cioè, con tre cose, che storia vuoi raccontare effettivamente? Comunque, toglierò le dripstone. Questo. Così. Sì, diciamo che
Il breeze ti attacca con il vento e tu rispondi con l'ascia, cioè boh, non è proprio il massimo. Però volendo, è qui che starebbero. Non mi fa impazzire proprio la soluzione, in realtà. Se devo essere onesto. E se facessi... una cosina così? Potrei incastonarli nel muro, ma non so, non si vede più bene il pilastro. Però se li metto qui, posso sfruttare questo dettaglio, forse. Allora, vediamo se ho altri di questi. Ah, si sono duplicati, giusto. Certo. Vedete, sto bug di duplicazione è una rottura di coglioni, altro che. E non mi spacca i blocchi, effettivamente. Wow, che snapshot di merda. Madonna. Beh, che cazzo hanno combinato? Siamo sicuri di volerlo usare, sto snapshot? Disastroso. Eh sì che sta laggando. Lagga di brutto. Ma è lo snapshot che lagga, non sono io. È lo snapshot che fa un po' schifo. Quindi, così. Potrebbe essere una soluzione. Se in origine era qua, li lasciamo un po' più visibili. Allora, diciamo che secondo me, come li volevo mettere io, sparsi, stavano meglio, eh. Però vabbè. Allora, sì, devo mettere la terracotta sopra e sotto. Niente, questa è fatta. Qui ho tutte le cose da mettere a posto, però nel caso ce la teniamo come ultima missione. E... ma si butta via queste robe qui in eccesso. Vai, oggi buttiamo giù un sacco di cose. Buttiamo anche il cane, che dite? Buttiamo un po' di polli. Dai. Lo so che lo volete. Buttiamo un po' di polli. Uno, due, tre. Ditemi un numero. Dite un numero in chat.
7, 0 e 7. Allora, 7 più 0, 7. Più 7 ancora, 14. 1 più 4 fa 5. 7 più 5, 12. All'inizio ne avevo 12. Ok, allora li buttiamo tutti. Però avete scritto anche 69 d'altro canto. Aspetta, andiamo a prendere altre uova. Una volta ho lanciato un uovo e sono usciti 4 polli, ma mai nella caduta. Avevo fatto... ma si gode. Sì, un po' troppi così, però. Avevo fatto una clip una volta che tiravo un uovo. Avevo ancora il vecchio magazzino. Nel senso che il magazzino arrivava lì sopra. Qua sotto non c'era niente. E figuratevi giù in grotta. Ma c'era stata sta clip dove lanciavo l'uovo e uscivano 4 polli. E poi l'avevano ripostato su un canale che mette le clip rare, epiche, che non mi ricordo mai come si chiama. Ecco il pollo. Ma sì, via un altro stack così. Si gode. Vai, un altro, vai. Tutti nel void. Detto tutti nel void, tu non ci sei andato, ti costerà altri 2 compagni polli. Ecco. A posto. Quindi questa prima cosa l'abbiamo sistemata. Seconda cosa. La shulker delle ceste rare. Quindi in questa zona abbiamo bisogno di creare una shulker più o meno segreta che possa contenere le ceste, ho detto, ma intendevo le armi rare, OP, uniche, eccetera, eccetera. Quindi io penserei di fare una bella shulker grigia come la pietra. E magari questa shulker potrebbe venire nascosta tipo lì dietro. O dentro il fuoco. E dentro il fuoco è tosta anche. Vediamo. Mi piace dentro il fuoco. Quindi, se è dentro il fuoco, prendiamo una shulker grigia scura. E abbiamo bisogno quindi di una shulker base da colorare. Io non so se ho ancora shulker shell in avanzo. Ne ho due, perfetto. Dentro il fuoco c'è anche la lava, sì. Ci sono camphire, lava e fuoco. Una chest. Allora, si duplicherà tutto. Noi abbiamo bisogno di una shulker grigia. Tutto il resto da buttare. Cioè, vedete? Sto bug quanto è fastidioso. Altro che. Ok, però come la inserisco esattamente? Adesso sì, il touch. Allora. Prendi i blocchi. Arrivo manco. Deve essere per una cosa che arrivo ad aprire, perché se non ci arrivo è un casino. Qual è la distanza a cui posso aprire una shulker? Sta al quinto blocco. Quindi se io parto da qui, 1, 2, 3, 4, non ci arrivo. Se fosse dietro la lava. Non lo so, eh.
così un attimo. Se fosse lì dietro è un po' un casino. Beh, non così, ma ci siamo capiti. No! Ma no! Ok, allora. Bucket. Deve stare. Come la apro? Il problema è quello. Così si apre. Beh, sono stupido. Ci arrivo. Quindi qua io potrei salire, ma non arrivo ad aprirla. Ludopone, bentornato. Buonasera, come le è andata suddetta giornata? Spero bene, potrebbe mettere la shulker a lato e non nella parete in fondo al camino. La shulker a lato, però a lato dove? Qui? Qui? Si vedrebbe. Devo metterla in un punto dove chiaramente poi si possa anche si possa aprire, raggiungere. Nella parte interna. È che ci sono le scale, cioè con queste scale qui io non riesco ad arrivarci. E la situazione poi sarà questa, no? A parte diventa frustrante a manetta. Tipo, se mi metto qui forse riesco a cliccare qualcosa. No, ma non ce la faccio. Non ci arriverò mai nella vita. Non si può fare qua, è troppo. Viene troppo lontana. Allora, ripristiniamo tutto e cerchiamo un'altra soluzione. Allora, qui era così. Aspetta che però manca il pezzo prima. Così. Così e così. Acciarino. E la forgia è come nuova. Ok. Ora ci siamo. Però non posso metterci la shulker dentro. Bella idea, ma non ci sta.
Ci puoi far vedere un trick shot con l'arco? Perché a caso così? Oggi è una giornata assurda, ma buonasera Nao. Quando mai non lo è. A destra, al lato del camino, dietro la scala. Fuori, quindi dal camino. E si perde un po' quella cosa di nasconderlo. Io avrei voluto nascondere nella parete, quindi ci sta che se lo metto qui, va bene. Volevo metterlo qui nel buco, ma cioè, uguale. Possiamo anche provare qui, già che dobbiamo sostituire la Deep Slate a sto punto. Quindi andesite e stone sotto. Ricordiamoci che poi lo rimetto uguale. Baghini vari. Beh, si apre comunque dentro al camino, se vogliamo vederla così. Fatto. Cesta segreta messa. Quindi qui dentro noi ci mettiamo le armi OP. Quindi ci mettiamo queste. Non so neanche se aumenteranno mai di numero. Quindi, dato che sono 6, potremmo anche fargli una piccola chest art tattica. E due balestre, perché una è la mia balestra, l'altra è quella con tutti gli enchant uniti. Prendiamo questi, prendiamo dei lapis. Basta. Sì, la mazza, sì, però. Vabbè, diciamo che la vorrei usare la mazza. Però mettiamo anche la mazza, dai. Come posso distribuirli meglio? Sono 7. Così. Ci sta. No, non serve aggiustare niente. Ok, allora mettiamo via questi. E prossimo step, quindi, qual è? Madonna, che designer addirittura. Ora i dischi. Allora, no, i dischi hanno un altro spazio. I dischi, peraltro, sono già tutti organizzati. Mi mancano quelli nuovi che non ho. L'ingresso della caverna alla fattoria, cosa dovrei farci? Il cimitero manca? Che cos'è il cimitero? Di cosa stai parlando, bro? Quale cimitero? I dischi sono qua. Ci sono i vari frammenti, i dischi interi. Dovremmo inserire i nuovi tre. Però sì, ci siamo, no? Sono un po' divisi a colori. C'è quello della 1.20. C'è Pigstep. Odyssey della 1.19. No, della 1.19 o 18. Non mi ricordo già più. E poi insomma, un po' tutto quanto. E qui ci metterò anche gli altri tre. Perché sono qui? Perché c'è il jukebox, c'è la sala musicale. Tutto qui. Il cimitero dove il panda morto, quello brown. Ma non so di cosa state parlando. Ok, allora.
Altra piccola cosa, i circuiti da riparare. I circuiti da riparare sono un po' più pallosetti. Perché se vogliamo ripararli dovrei fare, rifare anzi i circuiti. Quindi, o per meglio dire, i libri nei circuiti. Quindi, questo era il libro che ormai è buggato. Vedete, ho un libro chiuso che non si apre. Questo è altro oggetto unico, peraltro, da conservare. Devo decidere dove metterlo. Facciamo. Quanti me ne servono? Me ne serve uno per la zona Deep Dark. E l'altro dov'era? Ce n'è almeno un altro. Vabbè, sicuramente il passaggio segreto dalla cantina dei vini. O almeno credo. Sapete, non mi ricordo. In quali punti io ho usato questi. I sensor con il libro? Togliere la tua balestra dalla shulker. Non hai il glitch. Vabbè, ma neanche la mazza a quel punto. Farm di polli funziona, però è diventata una farm di uova. Cioè, questo sensor che non funziona più bene. Funziona solo al ritorno, ma perché? Allora, proviamo a vedere. Questo non ha neanche il libro. Questo è un sensor normalissimo. Non ha alcun senso che non funzioni. Proprio zero. Cioè, io teoricamente, correndo qua sopra, lui dovrebbe avermi già sentito. Anche perché al ritorno funziona. Ma se passo di qui non funziona. Ora sì. Che cazzo? Ti dai, questo è un bug dello snapshot. Come può essere? Non ha senso. Cioè, proprio non. A parte la direzione, non cambia nulla. È fatto ugualmente sottoterra. L'acqua non c'entra, blocca solo il rumore. Questo deve essere un bug, sì. Toglierlo e rimetterlo? Beh, potrebbe essere una soluzione. Un po' l'equivalente di. Hai provato ad accendere e spegnere il PC? Vedete? Lana attorno. Cambia niente. Ma perché? Ha sempre funzionato, eh? No, va un po' a caso, ragazzi, non capisco. Adesso funziona. Vedete, è buggato. Non ha senso. La cripta e la zona Deep Dark usavano i libri? Allora, nella cripta no. La cripta ha un pulsante che apre il passaggio. La zona Deep Dark sì. Non mi ricordo. Ah, i polli, giusto. Il lancia uova. Allora. Dobbiamo farci due libri. Quello
Quindi andiamo a prendere il cuoio. Inchiostro. Stai dicendo che io non ho inchiostro? Ma tu sai con chi stai parlando, Minecraft? Hai una più pallida idea? Io ho fatto tutta una fottuta farm per l'inchiostro, ok? È stato il video meno visto dell'anno sulla survival, penso. Ma intanto l'ho fatta perché serviva. Quindi adesso tu non mi puoi dire che non ho l'inchiostro. Andiamo a vedere. Si vede che l'ho usato tutto. Porto il peso di aver visto quel video. È una bellissima farm, eh. Come mai piedini in diamante? Guarda, fun fact, nel video di oggi dico: ah, se notate i piedini in diamante, ce l'ho per questo motivo. Gli altri sono buggati nello snapshot. Quindi per ora usiamo questi. Nei commenti. Eren, ma perché hai i piedini in diamante? Ma cazzo, ma io cosa faccio a fare il video allora? Scrivo, faccio miniatura e titolo, metto una clip di un secondo, basta. Faccio prima. Ok, no, non dico a te, adesso te magari non l'hai visto, però dico, cazzo, ma lo dico nel video che commenti, santo cielo. Ecco la mia farm. L'unica farm in cui uso effettivamente un fottuto alley. Mi sono anche preso mining fatigue per 6 pezzi di inchiostro e li potevo prendere sotto casa. Video dove fai scorrere immagini di quello che hai fatto in live, fine. Mamma mia. Avevi fatto una caverna custom dove terminava, dove ci sono orsi polari e mucche. Ah, ho capito. Sì, c'è un corridoio mai collegato, hai ragione. Diciamo che non è proprio una piccola cosa quella, ma volendo possiamo darci un'occhiata dopo. Sì, quella roba lì sarebbe da finire. Effettivamente c'è tutta un'area sotto la base, sotto anche la nuova stanza, che non è mai stata finita. Motivo di gran vergogna per la serie quella. Infatti cerchiamo di non parlarne. Come mai? Perché abbiamo fatto 3.000 cose e tra tante cose stimolanti non avevo voglia di fare le grottine lì. Tutto qui. È stato un periodo dove ho fatto grotte per mesi. Grandi cose qua e là potrebbe essere un bel argomento per una maratona, però. Ma porca troia. Oh, tutto buggato sto snapshot. La chiamano tu sai cosa? Di cosa parli? Tipo tu sai chi? Tipo Voldemort. Oh mio Dio, dai, no, questo no, ti prego. Guarda, allora, guarda, facciamo così. Faccio i miei due cazzo di libri, questi li butto tutti, ok? Non mi interessa manco. Libri, due libri. Questi da buttare.
un libro sarà da scrivere. Questo, questo e questi sono da buttare. Ok? Ora, sbattino time incredibile. Cerchiamo su internet Calibrated Skulk Sensor. Che tra l'altro il libro che feci tempo fa forse potrebbe essere anche cambiato, dato che hanno ritoccato i suoni e tutto 5.000 volte. Quindi vediamo. Aspettate che trovo la wiki giusta, che la wiki su fandom è praticamente merda liquida, piena di pubblicità, maledizione loro. Allora, funziona così. Ogni pagina associata a un leggio, un comparatore, farà percepire allo Skulk Sensor calibrato un solo livello di vibrazione. Quindi il segnale 1, che dovrebbe equivalere alla pagina 0, è camminare, scalare, saltare, nuotare e strisciare. Poi abbiamo cadere su blocchi solidi o liquidi. Fillo, grazie per i 39 mesi. Come va? Io tutto bene. Ho riscoperto da poco la mia ludopatia per le carte Pokémon. Ho già speso troppi soldi rispetto a quanti ne ho. In troppo poco tempo, aiuto. Io ho smesso perché ho capito che non riuscirò mai a collezionarle per sempre. È una collezione senza fine. Quindi mi dà fastidio questa cosa. Ho detto, prima o poi tanto arriverà il momento dove non le comprerò più. Quindi tanto vale non comprarle più. Usare un item. Anche palla di neve, come esempio, da lanciare, bere, eccetera. Ok? No, i libri di sub sono tutti buggati, devo ancora capire come fare. Bentornato Alex, grazie per i 4 mesi. Cosa ne pensi degli ultimi aggiornamenti? Belli, a parte questo snapshot buggatissimo, belli in generale, però spero che il prossimo update sia una bomba, perché se no la vedo dura. Allora, usare Elytra, mob che fa azioni uniche, tipo Ravager che fa... Verso Ravager o cane che si scuote. Sono già andato nei backup, ho già recuperato tutto, attendo il giorno in cui si potranno reinserire, semplicemente. Scendere da un mob o equipaggiare armor. Salire su un mob o interagire. No, aspetta. E togliere l'armatura dov'è? Non c'è più. Non c'è più il togliere l'armatura. Possibile. Ma in questa lista non c'è. Quello prima è mettere l'armatura. Questo salire su un mob o interagire con un mob. Boh, strano. Va un attimo capita. Mob o player prende danno. Mangiare.
che è diverso da bere. Blocco che si disattiva. Blocco che si attiva. Blocco che cambia. Non li segno gli esempi che mi sono già rotto le palle. Un blocco distrutto. Blocco piazzato. Poi, mob o player che si teletrasporta o spona. Questo è interessante per le farm. Mob o player che muore o esplosione. Dovremmo esserci. Se io faccio così. Come cazzo funziona sta cosa? Devo firmarlo. Chiamiamo calibrated skulk. Non ci sta. Così. Calibrated skulk. Com'è che si duplicavano i libri? Non mi ricordo più. Aiutatemi un attimo che ho un vuoto di memoria. Come si faceva sta roba? Loom? Come loom? Cosa c'entra? La freccia in table, certo. C'è qualcuno che vuole aiutarmi o solo troll? Ma qua non ci va. Ma nella crafting si faceva, no? Scusa, book. Beh, certo. Allora, written book duplication su Google. Vuole un altro libro con penna? Ah, ok. Grazie, top. Allora, toccherà farne un altro. La fogli levo qui. Tra l'altro anche qui ho un sacco di dischi ancora. Prendi uno di questi. Tieni uno di questi. Piuma. Questa è una duplicazione legittima, è vero? Giusto. Si bugga comunque, va bene. No, copia della copia mi dà fastidio. Fai una copia dell'originale. Bene. Questi via. E quindi questo qui lo teniamo da parte. Questi due li andiamo a usare. Quindi, prima cosa, qua sotto, da qualche parte, adesso verrà anche, verrà, sarà da trovare. Ok, qui c'era il blocco che saliva, quindi non c'entra niente. Era probabilmente dietro. Era qua dietro il meccanismo, non mi ricordo. No. Dove?
Dov'era il meccanismo di sto coso? Eren del passato, ma si può sapere come cazzo l'hai costruito? È sempre colpa tua, oh. Incredibile. Ah, buonasera. Eccoci. Questo libro è buggato. Quindi, io devo metterne uno così. A questo punto metterlo su questo. Apparentemente. Così si chiude, così si apre. Sì, funziona lo stesso, però mi sembrava che ci fosse il togliere l'equip anche. Non solo il mettere, mi sembra strano. Ma comunque funziona. Ora. Quest'altro calibrated, che stava per la zona dei polli, io non mi ricordo com'era settato invece. Intanto abbiamo un altro libro buggato. Allora, che sta succedendo? Perché è tutto rotto qui? Sei impazzito per caso? Blocco che perde il segnale. Sì, giusto, era il pulsante quando esce. Cioè, quando lo schiaccio, no, quando salta fuori. Quindi è il blocco che si deattiva. Blocco che si disattiva. Vediamo. Mi piace quando vi ricordate cose che non mi ricordavo neanch'io. Sì, funziona. Si gode. Si torna in pista. Voglio il primo pulcino sparato dalla mia macchina della morte. Ma sì, con calma, tanto di uova ne abbiamo tante, non è un problema. Cosa ne pensi, Sif? Divertente, eh? Dai, si vede che è il destino. Se nei prossimi 4 non esce, ci rinuncio. Uno. Due. Tre. Quattro. Quattro più uno. Quattro più quattro virgola fratto due. No, che poi no, non funziona così, però fa niente. 4 più 3? 4 per 2? 4 per 2! Allora devo farne 2. No, va bene così, a posto. Il 99% dei giocatori si ferma prima della grande vincita. Visto? Io sono andato fino in fondo. Bene, è così bello sacrificare pulcini. Anzi, guardate, nuovo sport nazionale. Potrebbe diventare una nuova moda. Creiamo un minigioco. Potremmo creare. Immaginate, io sto su un piedistallo. Ogni volta che arriva una sub, clicchiamo un pulsante che dalla parte molto lontano in un recinto spona un pulcino. E noi dobbiamo colpirlo con la freccia. Fico. Ci sta? Cosa ne pensi, Sif? Possiamo farlo anche con i cani. A proposito di minigame,
Il balcone sulla montagna, esattamente. Allora. Nella famosa lista che mi avete mandato, zona videogioco, sistemare le ceste, nomi cimitero. No, nomi cimitero, puoi depennarlo tranquillamente. Sistemare le ceste, sbatta. E c'è qualcuno che si vuole accollare la cosa, entra nel mio mondo e lo fa al posto mio? Che mi fa questo piacere incredibile. Qualcuno che si proponga per fare sta cosa, cioè. Allora, cioè, però promettete che fate solo le ceste. Cioè, allora facciamo così, io vi passo il salvataggio, voi sistemate le ceste, poi mi ridate il mondo sistemato, ok? Mi fido, si toccate solo le ceste, va bene? Allora mi fido, dopo ve lo mando. A proposito, mi sembra il momento perfetto per commentare una cosa. Mi hanno mandato una clip di Muschio Selvaggio. Non so se sapete, conoscete Muschio Selvaggio e sapete un po' dei casini che ci sono stati. E intanto prendo anche qualche razzetto. Vabbè, ha cambiato gestione semplicemente. Io non lo sto più guardando. Nel senso, non c'è bisogno di commentare, però non lo sto più seguendo. Fine. Quindi mi ha mandato sta clip di una puntata che non ho visto, non, ignoravo sta cosa. Non so perché, ma a un certo punto c'era ospite Surreal Power. Hanno fatto la domanda, ma quanto valuti il tuo mondo di Minecraft? E ha sparato 1 milione di euro. Minchia, cioè, però dicendo, vabbè, chiaramente non lo considero davvero una proprietà, cioè non è un mio asset, però se dovessi valutarlo per il lavoro che c'è dietro e tutto il resto, così. Niente, anche io vorrei far valutare il mio mondo. Chiaramente la mia serie non ha fatto i numeri della sua, però il mio mondo è molto più longevo, soprattutto è sempre quello, non ho fatto le stagioni, non l'ho mai dato in download, quindi ha mantenuto la sua unicità. Anch'io lo voglio valutare 1 milione di euro. Se qualcuno è interessato, è stato, c'è stata quindi questa dichiarazione. Il mio mondo che vedete vale 1 milione. Se volete, ve lo vendo. Mi fate sapere e ve lo vendo. Per me potete anche fare una combricola. Cioè, se siete 10 persone benestanti, lo volete comprare insieme, potete comprarlo 100k a testa, non è un problema. Sono disponibilissimo. Però un milioncino così sull'unghia mi arriva bonifico. Vi mando subito il download, ve lo porto io. Cioè, arrivo io a casa vostra con la chiavetta. Ok? Affare fatto. Potete fare anche 1.000 persone un K a testa, ma va bene. Facciamo così, facciamo no, raccolta fondi no. Raccolta fondi no, che sennò vendiamo i panettoni, lasciamo perdere. I pandori, vabbè. Niente raccolte fondi, facciamo una colletta, un Kickstarter, che cazzo ne so io, un Patreon. Dove c'è il goal, 1 milione. Appena arriviamo a 1 milione, io a tutti i supporter mando il mondo. Poi voi fate il cazzo che vi pare. Ci volete giocare, volete diffonderlo, fate quello che volete voi. Va bene? Si fa? Lo facciamo? Dai, facciamolo per piacere. Voglio farlo tantissimo. Se funzionasse il mondo, però con che backup? L'ultimo. Cioè, se arriviamo al milione, io non solo vi metto l'ultimo backup, ma mi impegno
aggiornare il download ogni tot finché, diciamo, rimane attiva la serie e tutto il resto. Allora, tra l'altro questo minigioco non l'abbiamo mai finito. Ragazzi, un milioncino, cosa sarà mai? Non c'è nessuno. È impossibile che non si può avere la fortuna nella vita di essere seguiti, che ne so, dal figlio della di qualcuno della Ferrero. Che cazzo ne so io? Non c'è uno che è il nipote del signor Ferrero che fa la Nutella. Dice: "Nonno, ti prego, per il mio compleanno mi compri il mondo di Minecraft di Eren?" Va bene, cosa vuoi? Un milione, dai. A mio fratello hai comprato la Lamborghini, all'altro la Ferrari, sempre quello costa, un milioncino. Io sono qui, signori Ferrero, io sono qui se volete. Questo gioco non lo finirò mai. Comunque, il balconcino, come lo facciamo? Ha speso 100k per la Skycraft di Tano. Cosa vuol dire? Come possiamo fare? Io mi limiterei a fare una cosa molto semplice in realtà. Prendiamo scale, muretti, smussiamo un pochino e via. Con tutti quei soldi non gioca a Minecraft e costa solo 20. Infatti, dai. Cioè, no, che poverata, se no. Immaginate poi qualcuno compra il mondo 1 milione di euro. Però no, non ci sbatte di comprare Minecraft e lo cracca. Quello sarebbe incredibile. Allora, in un mondo ideale, sapete cosa farei? In un mondo ideale. Patreon. Un bel Patreon. Con tutti i vari. Ne avevamo parlato, no? Avevo detto, boh, io Patreon non so, non saprei cosa farci. Mi è venuto in mente adesso. Cioè, il goal finale, il download del mondo, ogni mese ricevi l'aggiornamento. Fine. Tutti i supporter di quel livello, che supportano direttamente, hanno il tanto desiderato download del mondo. Perché non si fa? Perché basta uno, un cagacazzo che decide di diffonderlo ed è finito il gioco. Certo, poi lo denunci, gli fai un culo come una capanna, però intanto l'ha diffuso. Questo qui prendiamo. Ho già svelato il gioco della nuova serie, sì. Tutti VIP, certo, Beppe. Una volta ebbi un'idea folle, riguardare tutti i video e replicare le costruzioni blocco per blocco, idea mai fatta. Guarda, se io ci ho messo 1000 video, penso che ci vorrebbe almeno il doppio, considera, del tempo. Poi è impossibile, anche semplicemente senza avere lo stesso seed, le stesse cose. Cioè, è un disastro. Boh, che dite? Facciamo una cosa minimal? Proprio semplice, semplice. Beh, il mio seed, manco mi ricordo se l'ho mai svelato, forse tipo il primissimo, però è stato cambiato varie volte, sono stati generati i chunk con... Tanto succedono cose, chunk con vari seed nuovi, quindi non ha neanche senso parlare di un seed unico.
Se faccio una cosa così. Ha senso? Non lo so. Vediamo com'è. Sì, il gioco si sta risolvendo da solo. È più facile che si stia risolvendo così che non... Come si faceva a fare il F3esque, no? Che non con il mio aiuto, dicevo. Ok. Dai, carino. Ci può stare, ci può stare. Allora. Cosa sto buildando? Sto facendo un contesto un po' più caruccio per il minigioco. Tutto qui. Qua non riesco a farlo speculare. Facciamo così. Potrebbe starci. Non c'è neanche bisogno di farsi una scala, perché tanto arrivo con l'elitra. Carino? Direi di sì. Nella vita dovrei fare lo scultore. Beh, ti ringrazio, anche se non saprei, penso neanche dare il primo colpo, che probabilmente spaccherei la pietra. Due bei vasetti qui. Sì, no, è quello l'obiettivo, certo. Però nel senso, io proprio la... spaccherei il sasso in due. Non è che lo scolpirei. Cioè, mi dai il blocco di marmo, tiro pim, un colpettino, una scalpellata, e il blocco di marmo si divide in due perfettamente. Però non viene la statua. La torcia non serve a nulla, perché già questi fanno luce. Però in caso fossero spenti, in quel caso potrebbero servire delle candele, ad esempio.
Qua che ci metto? Boh, prendiamo queste candele, va. Vogliamo fare qualche dettaglio? Un po' di andesite, solito. Il gesso è la pura sofferenza come materiale, il marmo un po' meno. Però immaginatevi già avere un blocco di marmo da scolpire. Credo che costi un bordello. Sì, non come la puntata di SpongeBob che fa il, che con una scalpellata fa il David. Il contrario, esattamente il contrario. Allora, io ho lasciato le candele nel castello, mi sa. Il polistirolo. Meglio polistirolo, costa meno fatica e soldi. E come fai a scolpire il polistirolo? Non è la stessa cosa. Ti sarebbe piaciuto fare l'architetto? Non è mai stata una mia... un mio pensiero. Però, perché no? Potrebbe essere un bel lavoro. Sembra un lavoro molto interessante. Giusto. I glitch. Come fiori metteremo... boh. Due torch flower voglio. Quindi prendiamo questi e facciamo poi... niente, devo prendere le candele, non mi ricordo quante sono, però me le faccio io e basta. Presto dovrò rifare una farm di miele, siamo davvero agli sgoccioli. E devo buttare questo. La zona dietro al boulevard la dovrò sistemare, ma non intendo farlo a breve, te lo dico. Oggi live molto produttiva, sì, assolutamente. Oggi giornata produttiva. Infatti inizio ad accusare la stanchezza, dopo in Vintage Story vediamo cosa combino. No, ti sei inculato il contenuto. Ok, è uscito subito. Ma guarda te, io non so io. Non ci sono più i pot di una volta. Hai rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo, tutti e tre. Vuol dire che non ho ancora dormito? Dal video di oggi non ho ancora dormito? Maledetti Phantom. Ciao, andiamo a dormire. Potrei tirare avanti con la survival, ma no, facciamo Vintage Story che se no non riesco mai a fare.
Ok, non abusare del glitch, non è necessario guardare ogni volta cosa si è duplicato o buttare le robe, è più un casino che altro. Guarda, se per caso io non buttassi un pezzo di bone meal che per sbaglio si è duplicato, cioè, secondo me è capace che qualcuno mi rompe i coglioni. Perché ormai questo è il livello a cui siamo giunti. Con la community di Minecraft. E per quanto io sto alla larga da un certo tipo di utenza, ormai mi hanno trovato. L'utenza mainstream è molto rompicazzo. Non è qui su Twitch, ma può essere che mi trovi. Comunque non lo sto facendo per loro, cioè nel senso mi butto perché sto bene così. Spaccalo. Trovi la gente con i forconi che si sono i primi a accettare. Ha voglia. Tutti i rompicazzo nei social che hanno sempre da ridire su tutti sono i primi a fare le stronzate. Figurati. Oh, basta. Dai. Oh, ok, fatto. Vediamo come è venuto. Carino. Tra un tocco di andesite ci vuole, ovviamente non posso terraformare la montagna, però giusto per. Intanto si sta mescolando tutto quanto il minigioco. Allora, tocco di slab. Razzetto della buona fortuna. Tirato come da tradizione. Slab qui. E slab qui. Ok, la pioggia è una rottura di palle, però ci siamo. Fatto. Che dite? Ci sta? Carino? No, non l'ho ancora finito il minigioco. Una porta segreta al completamento del gioco, stile giungla, e devi risolvere l'enigma. Allora, sarebbe molto figo, ma non saprei come realizzarlo, perché dovrei mettere un observer per ogni blocco, cosa che c'è già. Ma per mandare un segnale da qualche pa da un'altra parte. Qualche crepa nel pavimento. Dice addirittura. Detto Barbara, bentornata. Ah, è Barbarossa, madò, che palle ogni volta.
E vabbè, no, sto mese Barbara, oh, senti, hai rotto, basta, Barbarossa, hai rotto le palle. Questo mese sei Barbara. Vai a tagliartelo, lo rincolli il mese prossimo. Per piacere, per questo mese, tu devi essere, abbiamo bisogno che tu sia Barbara, va bene? Puoi essere Barbara per una volta, eh? Oh, ci hai rinunciato, perfetto. John, grazie per i 16 mesi. Che bel nome, John. È John, non è che posso leggere Gianna. È John. Bentornato a me, finalmente mi sono ricordato di rinnovare. Grazie, John. Allora. C'è anche un blocco fantasma lì che ci accompagna. Così. Però, che stress. Un quadrato. Se ci avessi provato, non sarei riuscito a farlo così. E niente, abbiamo già perso. Ah, te lo concedo perché i capelli sono il doppio dei tuoi di lunghezza. Dunque, accetto. Diciamo che mi faccio vedere da dietro. Ah, ok. Quindi sei un capellone. Quindi ci sta, va bene. Mi piace la spiegazione. Ragazzi, sono troppo stanco per finirlo. Voi non avete neanche idea di oggi cosa ho combinato io. Quali puzzle ho dovuto superare? Ne rimane uno. Va bene. Che problema c'è? Mi piace uno. Perché sono il numero uno del minigioco. No, basta, non lo voglio completare. La vibrazione è inattivata degli altri. E niente. Torniamo in base. Siamo sicuri si possa risolvere? Io attualmente non te lo so dire, non l'ho mai risolto. Va detto che l'ho provato solamente queste due volte con voi in live, non è che ci ho dedicato davvero attenzione. Comunque, siamo in chiusura, quindi libro di sub. Andiamo a segnare i nomi. Già ve lo dico, per chi va, ci vediamo domani alle 20:30. Per chi resta, poi facciamo un po' di vintage. Allora, siamo partiti da Beppe. E ora arriveremo a Orso, che fai 43 mesi. Bentornato, Orso. Vorrei tanto parlarvi di cosa è successo nei video di oggi che ho registrato, ma sarebbero spoiler di fine maggio, praticamente. Sappiate che se vedrete la nuova serie su XL, cioè proprio quel gioco lì mi ha fatto davvero far girare gli ingranaggi. Cioè, a un certo punto mi sono dovuto mettere lì, ho detto che okay, se voglio continuare devo pensare, devo fare una sessione di brainstorming e per andare avanti. Ed è servita. Cioè, mi son preso 20 minuti ieri sera. 20 minuti mi sono messo lì. Ho riletto gli appunti. Ho detto, ok, abbiamo queste soluzioni da provare. Poi, quando sono riuscito a fare quello che dovevo fare, ero soddisfattissimo. Nessun tutorial, nessuna guida nel gioco. Non ti dice neanche qual è la tua missione. Puoi andare dove cazzo ti pare. Vedrete, vedrete. Ok, dovrei aver segnato tutti. Quindi,
Ops. Per la survival è tutto. Ora ci spostiamo. Per chi va, buona serata. Nel caso ci vediamo domani. E ciao, la survival.